Con la messa in onda della terza puntata di Temptation Island, i fan di Tara Gabrieletto e Christian Gallella hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Dopo il rocambolesco abbraccio in spiaggia e la proposta di matrimonio di Christian, alla quale Tara ha risposto con un sì, l'ex tronista e la sua bella fidanzata hanno svelato ai fan che le nozze ci saranno davvero. Del resto, il matrimonio era nell'aria da qualche tempo. Christian e Tara stanno insieme da circa 3 anni e la loro convivenza dura da circa 2. Era normale che, dopo qualche tempo, entrambi sentissero l'esigenza di trasformare il loro rapporto in qualcosa di più stabile. Lo scossone dato alla loro storia dal docu reality di Canale 5 è servito alla Gabrieletto a realizzare il suo sogno. Christian si è finalmente deciso a chiederle ufficialmente la mano e, al colmo della felicità, ha annunciato le nozze. Il matrimonio dovrebbe essere celebrato a settembre del 2015, quindi a quasi 1 anno da oggi. Lo hanno annunciato entrambi in occasione di un raduno con i fan che ha avuto luogo proprio in questi giorni. L'ex corteggiatrice ha ammesso di aver sempre desiderato un matrimonio sulla spiaggia e i preparativi si starebbero muovendo proprio in tal senso. L'avventura Temptation Island. Superata la prova reality, Tara e Christian possono tirare un sospiro di sollievo. Per un momento, entrambi avevano temuto che il loro amore non ce l'avrebbe fatta a scongiurare una eventuale rottura, soprattutto visto l'impegno di una delle single che ha provato in tutti i modi a far capitolare Gallella. Christian è rimasto fedele alla sua fidanzata e ha chiesto di poter uscire prima dal gioco insieme a lei. Da questo momento in poi, saranno impegnati a programmare le nozze. Tara sogna una cerimonia in grande stile e il suo futuro marito ha tutte le intenzioni di accontentarla. Chi se ne frega.